Buon pomeriggio, bentrovati con questo appuntamento della nostra informazione. In apertura di telegiornale parliamo di politica. Tra i dissidenti del PDL a votare la fiducia al Premier Letta ci sono anche i quattro senatori calabresi. Ma il fronte anti-Berlusconi calabrese, dopo il voto, il dietrofront del Cavaliere comincia a scricchiolare. Sentiamo. C'erano anche quattro senatori del PDL eletti nel collegio della Calabria, Antonio Gentile, Antonio Caridi, Nico Daskola e Piero Aiello, tra i parlamentari in linea con Angelino Alfano per votare la fiducia al governo Letta. Le firme dei calabresi appaiono in bella vista nella mozione dei 23 che Quagliariello tiene in mano in Senato poco prima dell'inizio del voto, come si vede in questa immagine. Accanto a Quagliariello il dissidente Antonio Gentile, che oggi però, dopo il dietrofront di Berlusconi, fa un passo indietro. Abbiamo intrapreso una strada coraggiosa tesa a garantire governabilità al paese, spiega il vice coordinatore regionale del PDL calabrese, ma è necessario riflettere prima di costituire un altro gruppo al Senato, facendo chiarezza su un punto. Berlusconi è il fondatore del centrodestra e ne è un patrimonio inestimabile, così come Alfano, che rappresenta la generazione della nuova classe dirigente. Insomma, la scelta di scegliere la linea Alfano non vuol dire per Gentile una spaccatura col partito. Per questo, conclude Gentile, è necessario riflettere prima della costituzione del nuovo gruppo, avendo come obiettivo la riunificazione di tutte le anime del centrodestra italiano. Un cambio di posizione che dimostra ancora una volta quanto sia in divenire la situazione politica all'interno del PDL, non solo a livello nazionale, ma anche regionale. Con il consigliere comunale del PD di Catanzaro, Vincenzo Capellupo, abbiamo parlato della Fondazione Campanella, da giorni oggetto di manifestazioni per la difesa e la tutela del centro di eccellenza, il servizio. Dopo aver appreso la notizia che è stato siglato un protocollo per la Fondazione Tommaso Campanella di Catanzaro nella prefettura, abbiamo pensato che la notizia potesse soddisfare i consiglieri comunali di opposizione del capoluogo di regione del PD, che hanno nei giorni scorsi sostenuto la protesta dei lavoratori, dei familiari, dei pazienti della Fondazione contro la paventata chiusura della struttura. Qual è secondo lei il territorio privilegiato, Reggio, perché Scopelliti è di Reggio? Beh, queste sono sicuramente delle sensazioni che ci vengono, ma oltre a favorire Reggio, il sistema Scopelliti sta favorendo anche i privati. Io penso anche alla città di Crotone dove la sanità pubblica viene pesantemente distrutta, l'ospedale di Crotone, come si diceva poc'anzi, si apprende ai giornali, ha grossi problemi, e chiaramente noi lo vediamo al pronto soccorso di Catanzaro. Arrivano persone da tutta la Calabria, arrivano persone dal Crotonese. È chiaro che questo comporta, questo è l'evidenza di come ci sia un progetto di demolizione della sanità in alcuni territori che probabilmente sono politicamente proprio poco protetti. Questa è una cosa terribile. E poi c'è un vantaggio al privato connivente della politica vicino all'amministrazione Scopelliti, e questo assolutamente non va. È chiaro che dalle parole del consigliere del PD Capellupo, consigliere di opposizione in consiglio comunale a Catanzaro, la firma del protocollo non rassicura, anzi potrebbe essere un ennesimo escamotage per fare parole e non fatti. Venendo qui a Catanzaro, io ero convinta di trovarvi un po' vittoriosi, convinti che con questo protocollo che si è firmato in prefettura era una risposta alla protesta che c'era stata, ma soprattutto all'impegno dei consiglieri di opposizione. Vi vedo invece sul chi va là, molto attenzionati verso questa vicenda, insomma, non cedete le armi. No, non ci diamo le armi anche perché la fiducia dei calabresi e dei catanzaresi è stata tradita tante volte dal governo Scopelliti. In più dobbiamo riconoscere che non abbiamo minimamente all'interno della regione Calabria un'opposizione degna di tale nome. Quindi se il compito dell'opposizione, e noi lo facciamo qui al comune di Catanzaro, nel capoluogo di regione, è quello di controllare, è quello di essere un po' i cani da guardia della democrazia, come possono anche, no, gli operatori dell'informazione, noi in regione non possiamo dire di avere queste forze, di avere queste componenti. Lo dico in maniera chiara, del centro-sinistra e del centro-destra, in maniera proprio chiarissima. E quindi è evidente che non ci può rasserenare quello che è stato firmato ieri, questo protocollo, anche perché appunto troppe volte sono state deluse le aspettative, le speranze e la fiducia dei calabresi. Sit-in di protesta in tutta Italia, quella dei Vigili del Fuoco a Cosenza, il presidio in piazza 11 settembre.
Rivendicano una politica più responsabile da parte del governo i vigili del fuoco in sciopero in tutta Italia. Presidio anche a Cosenza per chiedere al governo politiche responsabili per la risoluzione dei problemi che affliggono in tutta Italia il corpo dei vigili del fuoco. Siamo stanchi di essere trascurati e dimenticati dai vari governi che sono succeduti. Oggi chiediamo appunto che anche in questi eventi di crisi che ci sono, però purtroppo dobbiamo per forza essere qui in piazza, chiediamo al governo, oppure al governo che verrà, di ricordarsi finalmente dei vigili del fuoco e chiediamo l'equiparazione finalmente agli altri corpi dello Stato, chiediamo l'equiparazione sia per quanto riguarda gli stipendi, perché c'è un divario enorme tra noi e gli altri corpi dello Stato, chiediamo l'equiparazione pensionistica, l'equiparazione quindi per quanto riguarda l'abbuono di un anno ogni cinque e quindi finalmente il riconoscimento del lavoro usurante. Tutto dunque in virtù della garanzia piena di sicurezza dei cittadini. Lavoriamo spesso 24 ore su 24 senza essere remunerati, ma il nostro primo obiettivo è quello di garantire la sicurezza. La sicurezza in senso lato, perché è bene che il cittadino sa che oggi in Italia chi fa soccorso a 360 gradi è solo il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, cioè dall'incendio, alluvioni, terremoto, piccoli interventi, tutto, incidente stradale, quindi tutto ciò che è soccorso, va bene, vede in prima linea il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Uno fra i problemi che maggiormente affliggono i Vigili del Fuoco è la carenza di organico. Rispetto agli standard europei abbiamo carenze intorno ai 4.000-5.000 unità in tutta Italia e per questo abbiamo chiesto di utilizzare i fondi destinati ai volontari, che per noi sono una risorsa inutile dello Stato, per fare delle assunzioni permanenti nei Vigili del Fuoco e nel contesto abbiamo chiesto anche una riforma del volontariato per fare una ferma breve come nell'esercito, da cui attingere le assunzioni in futuro, sia dalla ferma breve che dal concorso pubblico. E promettono di non mollare la presa finché non si risolveranno nel minor tempo possibile le inefficienze. Sicuramente continueremo, io sono il segretario provinciale del CONAPO, Sindacato Autonomo dei Vigili del Fuoco. Allora, questa è una manifestazione che oggi si svolge in tutte le prefetture d'Italia. In seguito avremo l'incontro con il prefetto dove esporremo tutte le nostre motivazioni, sia di carattere nazionale sia di carattere locale. Si è tenuta a Crotone, presso i locali della segreteria regionale dell'onorevole De Masi, una conferenza stampa con i colleghi del Consiglio regionale Sulla e Pacenza. Nel corso dell'incontro sono state relazionate le osservazioni alle linee guida del piano regionale dei trasporti. Ai nostri microfoni il consigliere regionale Franco Sulla. Onorevole, premesso che di per sé già questo è un evento, fra virgolette, cioè tre consiglieri regionali di diverso colore politico insieme per cercare, perché questo è l'obiettivo, di scongiurare la chiusura, l'accantonamento dell'aeroporto Sant'Anna di Crotone, è così? È davvero un evento, io ne sono particolarmente compiaciuto perché senza indulgere alcuna autocelebrazione penso di poter dire che mi sono dedicato sovente a una sorta di predicazione della coesione istituzionale che indicavo come il presupposto irrinunciabile per sperare di conseguire qualche obiettivo. E noi abbiamo già avuto modo di dover fronteggiare, ingaggiare battaglie dialettiche molto prolungate, persino estenuanti, in particolare nel corso di una seduta del Consiglio. Durante quei lavori non solo l'esponente Gianluca Gallo, che oggi propone con una sua osservazione del Presidente dell'apposita Commissione la realizzazione di un altro aeroporto, ma anche esponenti del centro-sinistra, comunque esponenti del Cosentino, crearono quasi una zuffa dialettica nel tentativo di far valere i numeri e quindi di emarginare anche a quel livello i rappresentanti crotonesi. Per la verità fummo capaci di non farci sopraffare dalla forza, facendo valere alcune ragioni che sono semplicemente realistiche, sono sacrosante e sono così vere che sono contenute in atti documentali sia dell'indirizzo di cui domani in commissione cominciamo per il piano dei trasporti, che domani cominciamo ad occuparci in commissione, sia in alcuni atti formalizzati da parte della Giunta, che rispettivamente consistono
in ciò che dice l'assessore Fedele, ovvero che indica lo scalo pitagorico come uno scalo potenzialmente in grado di servire 450.000 persone, questo dal punto di vista demografico, e come territorio di essere al servizio di tutta la fascia ionica, oltre che della parte montana silana vicino a Crotone. Quindi la Giunta dice, attraverso la prima bozza di piano regionale dei trasporti, che questo aeroporto non solo va salvato, deve essere sviluppato. Tuttavia, è in questo luogo, in questa provincia, intesa come amministrazione, che è nata l'idea della metropolitana leggera, se ne sono approfittati gli altri e Crotone è rimasta fuori, è intollerabile e inammissibile. Abbiamo rappresentato le nostre rimostranze, la giunta regionale di centrodestra, guidata da Scopelliti, riconosce di doversi impegnare per Crotone circa un intervento di questa natura. Non mi sento rassicurato da tutto questo, perché non vorrei che prevalessero quelli che a Crotone sono definiti tiramenti di giacca verso Scopelliti in particolare, e in questo caso anche verso la Stasi, che pure è di Crotone, che sta approfondendo a modo suo un impegno per l'aeroporto. Però sarebbe anche questo un ulteriore tassello di conferma che la regione Calabria, nonostante le sue contraddizioni, i suoi ritardi, le lacune operative e progettuali, ha riconosciuto questo aeroporto come intoccabile. Quindi bisogna mettere in rete le infrastrutture che abbiamo. A Reggio Calabria la polizia ha fermato una persona accusata di essere responsabile dell'omicidio di due romeni, un uomo e una donna, i cui cadaveri sono stati ritrovati ieri mattina nel bagagliaio di un'automobile sul molo del porto. Si tratta di un italiano di cui ancora non sono state rese note le generalità. Si è parlato di internazionalizzazione delle imprese in un seminario che si è svolto nella sede di Confindustria a Cosenza. Soluzioni per crescere all'estero, gli strumenti esistenti a supporto della internazionalizzazione è stato il titolo del seminario che si è svolto nella sede cosentina di Confindustria. Un incontro per parlare delle attività da mettere in campo da parte delle imprese al fine di far fronte alle dinamiche della globalizzazione. In un momento come questo, dove noi come sistema produttivo italiano dal periodo di crisi fino adesso abbiamo perso circa l'8% del PIL, quindi 100 miliardi, dobbiamo trovare delle soluzioni per le imprese che vogliono produrre e vogliono stare sui mercati, per cui mai come in questo momento è necessario trovare un mercato alternativo che non sia quello locale, quello territoriale o quello nazionale, ma i mercati esteri. Per cui il seminario di oggi serve appunto a dare possibilità, proposte, strumenti finanziari alle imprese che vogliono nuovo business per andare all'estero. Una necessità quasi imposta dalle nuove logiche di mercato emerse dai meccanismi di internazionalizzazione. La Calabria eccelle per quello che è soprattutto l'agroalimentare, questo lo sappiamo bene. Sicuramente la nostra attività è quella di affiancarci agli imprenditori e andare a ricercare le eccellenze per quelle aziende che hanno delle qualità e delle capacità di sviluppare il nostro Made in Italy, il nostro prodotto anche all'estero. E a parte naturalmente l'agroalimentare, l'intervento di Simest per le aziende calabresi è a 360 gradi, quindi qualunque sia il settore di attività, quindi parliamo dalla meccanica all'edilizia, alla chimica, quindi appunto all'agroalimentare, qualunque sia il settore è sicuramente un partner giusto per poter dare una mano alle aziende e la Simest. Noi li affianchiamo, gli creiamo tutti i presupposti per poter sviluppare la loro azione di qualità e di eccellenza anche all'estero, finanziando praticamente tutta l'operazione. Nelle attività proprie e necessarie, nei processi di internazionalizzazione delle imprese, un ruolo fondamentale è quello giocato dalla tecnologia. Il mercato nazionale praticamente è quasi bloccato, è quasi fermo, a parte prodotti di consumo di largo consumo, pertanto per tutte le imprese che debbono produrre beni strumentali o comunque esprimere le proprie specialità nelle costruzioni di tecnologie particolari, hanno bisogno ormai di avere aperture con i mercati internazionali, che in questo momento vediamo non siano più solo i mercati europei o comunque vicini, stiamo parlando di mercati lontani, e quindi per avere questa possibilità la piccola impresa deve comunque organizzarsi, no? Sia con strumenti finanziari diversi da quelli che sono i normali
e quelli ordinari, e sia ovviamente ristrutturare le proprie aziende affinché questo avvenga, perché poi non è così semplice dire esportare. Esportare significa anche avere l'azienda organizzata, averla ormai pronta per affrontare concorrenze internazionali molto, molto determinate e molto forti. La Cassazione ha assolto senza rinvio dall'accusa di abuso d'ufficio gli ex presidenti della Regione Calabria Loiero e Chiaravallotti nel processo Why Not. Per l'imprenditore Antonio Saladino la Cassazione ha disposto l'annullamento con rinvio della condanna per associazione a delinquere e l'annullamento senza rinvio per altri capi d'accusa. Per ottenere l'assoluzione, ha detto Loiero, ho dovuto attendere la Cassazione, per fortuna che ho pazienza. Organizzata da Confartigianato Imprese Crotone e Casartigiani Crotone, si è tenuta una conferenza stampa in merito al decreto TAR Calabria, Camera di Commercio di Crotone. Sentiamo. Parliamo del ricorso che Confartigianato ha fatto alla Camera di Commercio per il rinnovo dirigenziale dell'ente. Sì, diciamo che al momento il TAR ci ha dato ragione per un certo verso. Il giorno 10 c'è l'udienza, ha attuato la sospensiva di tutti gli atti per il rinnovo, perché evidentemente ha riscontrato tra le carte qualcosa che non va. Generalmente quando è così che il TAR dà la sospensiva, diciamo, ci sono buone possibilità che si ripristini quantomeno quella trasparenza, quella legalità che tutti quanti vogliamo, questa è la verità. Però personalmente noi avevamo, prima ancora del ricorso, avevamo diramato una nota stampa dove auspicavamo l'intervento del presidente Scopelliti e della vicepresidente Stasi per cercare di, quantomeno di rifarlo un procedimento nuovo, per dare le giuste rappresentanze alle associazioni, perché evidentemente io non voglio essere maligno, ma saranno state interpretate male le disposizioni, è una nuova legge che c'è, non so a che cosa è dovuto, però non c'è la giusta rappresentanza. Confartigianato, che è la prima associazione di categoria, che è quasi fuori dalla Camera di Commercio, mi sembra un'anomalia, è una grande anomalia, questa è la verità. Qual è la giusta rappresentanza all'interno di Camera di Commercio che richiede Confartigianato e che crede sia lecita? Ma io non voglio dare dei numeri, però siamo la prima associazione di categorie nell'ambito della piccola e media impresa, nei servizi, nell'artigianato, nell'ambito dei commerci siamo super rappresentati. Se ci sono associazioni come noi, più piccole di noi, che hanno 5 consiglieri, noi ne avremmo uno in base a questo procedimento, cioè faccia lei, insomma, no? Abbiamo associazioni che ne hanno 5, noi ne abbiamo uno. Ma fermo restando questo, io quello che voglio dire oggi, perché ieri abbiamo fatto anche un incontro con Casartigiani, noi vogliamo evitare questa storia del ricorso che va avanti. E la cosa che mi preoccupa è il silenzio della Presidenza e della Segreteria Generale della Camera di Commercio, che poi mi sembra che la Segreteria Generale è pure a Cosenza, ed è successa la stessa cosa. Evidentemente un periodo sfortunato per lei, perché se succedono queste cose in questi procedimenti, evidentemente c'è qualcosa che non va. Una corsa per la vita pro Giovanna, e questo è il delicato ed urgente appello lanciato dal Comitato Spontaneo. Sentiamo. Queste sono di quelle notizie che non vorremmo mai raccontare alla gente, ma che invece raccontiamo anche con una certa importanza e con una certa urgenza. Una corsa per la vita ha una scadenza e anche purtroppo un prezzo alto. Sì, solo 40 giorni. La diagnosi è stata fatta i primi giorni di settembre, noi siamo alla fine di settembre, quindi 40 giorni per raccogliere questa cifra, circa 1000 euro al giorno. È una cifra importante, ma si può raggiungere se le istituzioni e i privati metteranno la mano veramente sulla coscienza, sul cuore, si riuscirà a raggiungere questo risultato.
Parliamo di una ragazza della provincia di Crotone, per la precisione di Strongoli, che ha solo 20 anni e che ha bisogno di tutti e che soffre di un neurinoma dell'acustica, una patologia che, se presa in tempo, insomma, regalerà la vita a Giovanna, altrimenti può causare col tempo anche la morte. Da qui l'urgenza di raccogliere questa cifra e permettere a Giovanna di usufruire di questo intervento l'11 novembre. Sì, è un intervento che sarà fatto a Pisa. Sarà un professore giapponese, un luminare, ha già operato anche nella stessa nostra provincia, ragazzi della nostra provincia, con ottimi risultati. Proprio per questo i genitori si sono rivolti a questa struttura privata. Dicevo prima in conferenza stampa che la cosa che più veramente mi ha lasciato di stucco è il racconto della mamma, l'incontro della ragazza con il primario italiano, che ha consigliato poi di far intervenire questo professore giapponese. La ragazza, quando ha sentito la cifra, dice: no, la rinviamo, non posso assolutamente ridurre sul lastrico la mia famiglia. Cioè, noi pensiamo a una famiglia magari monoreddito con 3 figli a carico, quindi è una cifra importante. Ma la mamma me lo raccontava a noi, che abbiamo tenuto questa riunione. Dice: io devo dare assolutamente questa possibilità a mia figlia, e noi cittadini di questa, siamo parte di questa comunità, non possiamo tirarci indietro assolutamente. Nuovo nome, nuovo volto per la sagra dell'uva e del vino Donnici, Sapori d'autunno, la denominazione per l'edizione 2013 presentata nel corso di una conferenza stampa a Palazzo dei Bruzzi a Cosenza. A servizio. Si svolgerà dal 4 al 6 ottobre a Donnici la 33esima edizione della Sagra dell'Uva e del Vino, che per l'edizione 2013 assume una nuova denominazione. Il cartellone di Sapori d'Autunno è stato presentato nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palazzo dei Bruzzi a Cosenza. Sapori d'Autunno diventa ormai il nome vero e proprio della manifestazione, per dare la possibilità di entrare in una filiera culturale alla manifestazione, perché noi vogliamo promuoverla in maniera non esclusivamente come una sagra che dura 3 giorni all'anno e poi dopodiché dobbiamo ripercorrerla ogni anno, ma proprio dargli un percorso continuativo. Anche per questo abbiamo pensato di sviluppare una serie di programmi insieme alla Camera di Commercio di Cosenza. Parteciperemo a varie manifestazioni internazionali con questi produttori, ma anche con altri produttori della zona di Cosenza. E naturalmente, oltre a questo, cercheremo di fare attività diverse che possono essere integrate intorno a questo Nettare degli dei. Per esempio, creeremo la degustazione del novello nel centro storico, cercheremo a dicembre di integrare con delle manifestazioni enogastronomiche riferite proprio al tipo di vino, quindi per ogni tipologia di vitigno o di vino una tipologia di cibo, e tutto il resto verrà programmato in un'ottica di promozione ma anche di filiera culturale di questo Sapori d'Autunno. Un programma corposo in cui all'enogastronomia si accompagna molto altro. Il programma che ci aspetta è molto ricco e molto vario. Ci saranno spettacoli musicali per tutti i gusti e per tutti i generi, perché nel corso sito della manifestazione ci saranno 3 postazioni musicali. Avremo l'intrattenimento a cura della società cooperativa Pagliassi, e poi abbiamo anche delle attività di tipo ludico e di tipo culturale. Di tipo culturale, con il convegno che si terrà sabato alle ore 10.30 in piazza Monsignor Bilotti, in cui ripercorreremo e andremo alla scoperta del Magliocco, che è il vitigno autoctono che ha reso celebre il vino donnicese, e poi ci sposteremo con le altre attività che riguarderanno le degustazioni e il concorso antico dolci sapori. Ovviamente, che cosa c'è ancora da aggiungere? Riproporremo il palio degli asini e insieme a questo tipo di attività durante la sera offriremo un servizio del tutto innovativo. Con le degustazioni che faremo nelle ore notturne daremo la possibilità agli interessati di conoscere non solo quelle che sono le dinamiche gustative, ma anche quelle che sono le dinamiche di produzione. Ci sarà un sommelier professor Mario Reda, che curerà queste degustazioni e che, essendo un tecnico e una persona pratica di vini, riesce a dare delle indicazioni certe e precise agli interessati.
Prima di chiudere l'appuntamento della nostra informazione, di lasciarvi allo sport, oggi in studio con noi due ospiti importanti dello sport italiano. Rosalba Forciniti, judoka, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra nel 2012 nei 52 kg, e la pallavolista internazionale Maurizia Cacciatori. Buon pomeriggio. Le nostre due ospiti saranno questa sera presenti al premio Franco Razionale, dove porteranno il loro apporto per lo sport. Ecco, volevo solo fare una battuta con voi. Rosalba, quanto è importante lo sport oggi in un momento dove si vive una vita un pochino più sedentaria, no? I giovani, l'approccio dei giovani allo sport, dove i giovani sono più predisposti a stare davanti ai computer, alle televisioni, ai tablet. Beh, sicuramente credo che nella vita di un bambino che parte dai 4 anni in poi, che lo sport secondo me può essere un ottimo svago, nel senso che meglio far crescere un bambino in una palestra piuttosto che per strada, anche perché lo sport regala dei principi, delle regole dove purtroppo a oggi non riusciamo a trovarli facilmente. Quindi io sono cresciuta così e spero che i miei genitori sono felici di quello che poi alla fine sono diventati. I sacrifici, sicuramente tanti, quelli che avrei fatto, anche riuscire a conciliare con lo sport, con lo studio, lo sport non sarà stato tanto facile. No, qui è meno contento mio padre, perché sì, in realtà è così, però come si diceva prima, quando fai sacrifici poi alla fine le cose belle arrivano sempre. Grazie. Quindi, Maurizia, invece il tuo sport è uno sport di squadra, uno sport importante, la pallavolo, che sicuramente crea all'interno della stessa squadra un unico spirito, un'unica unione. Sì, devo riconoscere che io faccio parte non di sport individuali, ma di uno sport, come hai detto tu, di squadra, che mi ha aiutato tantissimo, perché io ero da sempre una bimba molto timida, molto introversa, e quindi facendo parte di un gruppo ho iniziato ad aprirmi e ad esternare anche un pochino di più i miei sentimenti, quindi per me è stato di grandissimo aiuto proprio per il mio carattere. Ammiro tantissimo gli sport individuali, perché secondo me già lo sport è molto complicato, difficile, il mondo di uno sportivo è bellissimo fuori, ma all'interno sono tanti sacrifici, tante rinunce, e il fatto di non poterlo condividere con dei compagni per me rimane una cosa un po' assurda. Quindi quando vedo campionesse, campioni insomma, che fanno sport individuali, per me è motivo di grande curiosità e di maggiore ammirazione. Ecco, questa sera sarete presenti tutte e due al premio Franco Razionale, come ne abbiamo parlato prima. Voi sapete, Franco Razionale è un nostro caro amico, giornalista sportivo, che purtroppo non c'è più. Ogni anno lo ricordiamo proprio per tenerlo vivo nella nostra memoria. Questa sera tutte e due sarete presenti. Qual è il vostro apporto? Qual è il vostro impegno? Ma ovviamente è motivo di grande soddisfazione e di orgoglio essere a questo memorial così, così importante. Io arrivo dalla Toscana, ho preso il volo, quindi sono molto contenta di partecipare a questa serata, e il mio apporto sarà quello di una sportiva che ha vissuto di pallavolo per tutta la sua vita, oggi è mamma, e quindi potrò dare la mia partecipazione e la mia voglia di essere con voi. Invece tu sei calabrese. Io gioco in casa. Diciamo che sei più vicina a noi, ecco. Ecco, sì, sì. E sarà importante anche la tua presenza questa sera. Beh, io purtroppo vivo fuori dalla mia terra, quindi è anche un po' una violenza per me ogni volta tornare, perché è un posto così bello, sono stata costretta a lasciarlo. E quando mi invitate sono sempre felice di tornarci, anche perché non vedo l'ora di andare a mangiare, perché abbiamo fame. No, a parte gli scherzi, sì, io vi ringrazio, ne sono onorata sicuramente di far parte di una cerimonia così importante. Poi è sempre bello quando si parla di sport, perché lo sport è un mondo pulito, dove non ci sono retroscena, dove non ci sono cose brutte, diciamo così. Quindi vi aspettiamo tutti stasera. Grazie, grazie. Allora noi chiudiamo la nostra edizione del telegiornale e ci vediamo più tardi. Arrivederci.
Di giovedì solitamente c'è la classica conferenza stampa prepartita. È un'idea sulla formazione, anche se il mister mantiene sempre la solita cautela e il solito riserbo, più o meno ce la facciamo. Questa settimana, in vista in virtù del fatto che la gara in questione non è la solita gara e tra l'altro si gioca in posticipo il lunedì sera, la conferenza stampa slitta di un giorno, forse due. E se consideriamo che alcuni giocatori sono ancora in preda ad acciacchi vari, per avere un'idea della formazione che affronterà la Regina nel derby, dobbiamo aspettare questa volta a giusta ragione fino a prima del fischio d'inizio, anche se per alcuni reparti i giochi sembrano essere fatti. Crediamo che non sarà affatto assurdo se per ipotesi lunedì sera mister Drago dovrà ricorrere a qualche centrocampista per completare il reparto arretrato, con Mazzotta ancora in dubbio e l'intero pacchetto dei centrali difensivi in infermeria. Non escluso l'impiego di Crisetti al fianco di Liggi, visto che Drago lo ha già testato durante la preparazione precampionato. Comunque, qualunque essa sia la formazione, siamo più che certi che l'11 che scenderà in campo venderà cara la pelle. Dall'altro fronte non è che le cose stiano meglio, non tanto per acciacchi o infortuni vari, ma per l'attuale momento degli Amaranto, che non possono permettersi assolutamente di perdere per la terza volta consecutiva. Anche se, e qui parliamo da tifosi, non c'è due senza tre. Dispiace dover constatare che un'eventuale battuta d'arresto potrebbe costare cara al tecnico Amaranto, che certamente ha diverse responsabilità in merito al cammino fin qui percorso dalla Regina, ma crediamo che alcune delle colpe sono da attribuire ad una campagna acquisti ponderata e forse anche troppo per una società che l'anno scorso ha rischiato fino all'ultima partita di retrocedere. Il tecnico dal canto suo non si è mai sentito in discussione, l'incontro con la società si è svolto con grande tranquillità, ma è inutile nascondersi dietro un dito, sappiamo tutti come funzionano certe situazioni nel mondo del calcio, quindi crediamo che la fiducia nei suoi confronti è una fiducia a tempo e non scopriamo l'acqua calda nel dire che tutto dipende dai prossimi risultati. L'estate crotonese 2013 è stata caratterizzata dal Guinness dei primati dei palombari, che con tute e attrezzature d'epoca si sono immersi nei fondali antistante la Lega Navale di Crotone, stabilendo un record che è il caso di dire mozzafiato. Noi siamo riusciti a parlare con un palombaro subito dopo la vestizione, adesso naturalmente l'abbiamo lasciato un po' in pace perché deve riposarsi prima di immergersi, non è facile. Vista l'attrezzatura, vista anche il caldo afoso di questi giorni, però è una gran bella manifestazione, speriamo che il record riesce, anche perché poi è motivo di soddisfazione anche per la Lega Navale di Crotone. È una cosa molto seria, è la prima volta al mondo che si immergono in contemporanea 5 sommozzatori con attrezzatura d'epoca originale. Che è stata recuperata in giro per l'Italia, per l'Europa, rimessa a punto e utilizzata per andare in acqua. Quindi voglio dire, è certamente la testimonianza reale dell'amore che molta gente ha per il mare e soprattutto direi anche del rispetto che bisogna avere del mare. Stavamo vedendo la vestizione, un procedimento tutto particolare, speriamo che poi alla fine il record riuscirà. Ce l'auguriamo, buonasera a tutti. Lei si chiama? Vincenzo De Gennaro. Come mai avete deciso di farlo qui a Crotone? Come mai avete deciso di fare questo record? Un record che ci ha sempre entusiasmati. Crotone perché c'erano tutte le condizioni logistiche per poter organizzare e tentare il record. Naturalmente è stato fondamentale il supporto della struttura Lega Navale di Crotone, perché senza di essa non si sarebbe potuto organizzare. Siamo palombari che abbiamo raggiunto questa località da tutte le parti d'Italia. Io provengo dalla Puglia, ma sono di Barletta. Allora, un'altra domanda veloce, sì. Poi la lascio un po' in pace perché deve riposare un attimo prima di immergersi. Fino a che profondità scenderete? Ma qui il bacino portuale non è molto profondo. Per l'appunto? Sì, saranno circa 5 metri, presumo, qui sotto la banchina. Quindi naturalmente abbiamo manichetta sufficiente per profondità anche maggiori. Anche in termini di sicurezza la manichetta deve essere necessariamente molto più lunga del fondale dove si intende operare. Ok, in bocca al lupo allora. Crepi.
apprezzamento assoluto per un altro reggino, il veterano Antonio Iaria su Osella PA20 SBMW della scuderia Vesuvio. Ottimo podio per il cosentino Emanuele Greco su Osella PA21 Evo Mugen, che conquista anche il successo di classe tra le biposto E2B da 2000 cavalli. Il pilota cosentino è stato supportato poco prima della seconda salita da uno dei protagonisti mancanti della sfida, Domenico Scola Junior, che gli ha dato qualche utile consiglio. Quarto miglior tempo per Francesco Ferragina, alfiere della scuderia Cubeda Corse, con l'uscita di scena di Domenico Cubeda, che a causa della rottura di un cerchio e del tirante dello sterzo in gara, uno ha dovuto abbandonare la sfida dopo aver fatto registrare il miglior tempo virtuale del tracciato. Sesto e primo tra le 1006 il pilota di Celico Leonardo Nicoletti su Radical Pro Sport della Sila Racing. In gruppo CN, sfortunato Dario Gentile dopo le due buone prove. In gruppo GT, il cosentino Ivan Fava, a bordo della sua Ferrari 360 Challenger, ha risolto i problemi agli iniettori che lo avevano limitato nelle ultime uscite e si è presentato bene a Cellara. In gruppo N, primato per il cosentino Davide Dacri su Citroen Saxo, davanti a Eusebio Arduino su Peugeot 106. In gruppo A, Luca Miceli su Fiat 600 Sporting ha confermato le buone risposte ottenute in prova e ha preceduto in classifica Domenico Covello sul Renault Megane Cup di classe 2000 della Cosenza Motorsport. In Racing Start, Riccardo Martelli con Peugeot 106R. Tra le vetture E3, miglior crono per Luigi Presta a bordo di Alfa Romeo 33. Tra le piccole minicar, successo su 500 per Roberto Anello. Soddisfatto della tre giorni il presidente Perri, è stata una bellissima manifestazione, un trionfo di sport, ha continuato il presidente, a dimostrazione che anche in un periodo di crisi giornate di questo tipo sono fondamentali per far vivere momenti di condivisione a tutti gli appassionati. Anche il sindaco di Cellara ha manifestato la propria gioia per l'ottima riuscita della manifestazione.